Amici di Player Inside, bentornati su Player Inside. Oggi siamo qui con una rubrica che vi piace molto perché siete degli arraffoni, degli scrocconi, esattamente come noi, ovvero i giochi gratis. Esatto, abbiamo il fogliazzo pronto, ragazzi, esaminiamo quali sono i giochi gratuiti con i vari abbonamenti e non del mese di settembre. E cominciamo con, in realtà, l'unica cosa che vi interessa, ovvero il PlayStation Plus. Dal 1 settembre al 4 ottobre 2020 abbiamo PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo che ha fatto esplodere la moda dei Battle Royale, di cui si parlava anche prima di Fortnite, ma che poi è stato surclassato nei numeri dal gioco di Epic Games. Gode ancora oggi di una foltissima community, di aggiornamenti continui, ed è un TPS con modalità Battle Royale nel piglio più realistico di Fortnite o altri titoli della stessa categoria. Il funzionamento è sempre quello: 100 giocatori su varie mappe, un solo tentativo per partita, se si viene uccisi si ricomincia, in solitaria o in squadra di un massimo di 4 giocatori. Ci sono i mezzi di trasporto, varie armi e, a differenza di Fortnite, non si deve costruire. Street Fighter 5, sempre dal 1 settembre al 4 ottobre 2020. Si tratta della versione base del gioco, ovvero con un numero di personaggi inferiore rispetto alle versioni via via aggiornate nel corso di questi ultimi anni. Lo abbiamo portato sul secondo canale all'epoca della sua uscita, assaggiandolo soltanto, poiché è l'evoluzione di una delle serie più note e leggendarie di sempre nell'ambito dei picchiaduro uno contro uno, che come tale non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Siamo d'accordo che non abbia bisogno di presentazioni, però ragazzi, un gioco del 2016, metteteci due personaggi in più, qualcosa in più, no? Ce li hanno messi, però effettivamente no, la versione gratuita col PlayStation Plus è quella del 2016. Diciamo che questo mese PlayStation Plus bene ma non benissimo. Allora, PlayerUnknown's Battlegrounds, tutto sommato, però farà la felicità di tanti appassionati Battle Royale. Ok, però. Ma adesso, ragazzi, passiamo al PlayStation Now, brevemente, semplicemente per dirvi che per adesso non ci sono informazioni sugli aggiornamenti dei giochi inseriti nella libreria PlayStation Now per settembre, ma sicuramente vi terremo aggiornati nelle news della settimana qualora ci fossero novità. Esatto. E quindi io direi di passare ai Games with Gold di Xbox. The Division dal 1 al 30 settembre su Xbox One, ovvero il primo capitolo dell'action online di Ubisoft ambientato in una New York devastata da un virus estremamente pericoloso che ha decimato la popolazione. La Divisione è un'unità di agenti civili creata per la difesa in questo titolo di buona qualità che ha già avuto un sequel l'anno scorso. Consigliato. The Book of Unwritten Tales 2, dal 16 settembre al 15 ottobre su Xbox One. Avventura grafica del 2015 finanziata tramite Kickstarter grazie al successo del primo capitolo da cui riprende la storia. Sviluppato da KingArt Games, il gioco presenta uno stile grafico curato minuziosamente, molti enigmi ben strutturati e una buona dose di umorismo. Consigliato. The Blob 2 dal 1 al 15 settembre su Xbox One e Xbox 360. The Blob 2 è uscito originariamente nel 2008 su Wii, ma poi è approdato su praticamente tutte le piattaforme. Si tratta di un colorato platform puzzle game, il cui obiettivo è riportare i colori a Prisma City. Il gameplay è accessibilissimo e adatto a tutte le età e permette di giocare in co-op. Consigliato. Armed and Dangerous dal 16 al 30 settembre su Xbox One e Xbox 360. TPS del 2004 con alta dose di umorismo, tanto frenetico da essere stato a volte paragonato a Serious Sam. Accolto tiepidamente dalla critica, ci sentiamo di consigliarlo con riserva. Molto bene, adesso passiamo al Game Pass, che è un servizio, ne abbiamo parlato tante volte, cara Midna, ve lo abbiamo fatto conoscere in lungo e in corto, su cui Microsoft sembra stia puntando moltissimo anche per la prossima generazione di console, quindi Xbox Series X, Xbox Series S. E chi più ne ha più ne mette? Tra parentesi, corto l'ha detto apposta, perché già è Raiden, si dice in largo. No, non lo sapevo, non l'ho detto apposta, scusate l'analfabetismo. Ragazzi, vediamo che cosa ci riserva il Game Pass per il mese di settembre 2020. Dal 1 settembre Crusader Kings 3 per PC. Terza iterazione del GDR strategico di Paradox Development a base di intrighi di corte e assedi militari. Nel gioco dovremo guidare al successo una delle centinaia di famiglie nobili o reali del Medioevo, aumentandone il prestigio di generazione in generazione. Il nostro ruolo sarà quello di un re clemente o un duca sanguinario, così come un generale autoritario o un compassionevole califfo o altro ancora. Starà a noi interpretare il ruolo che vorremo, con l'obiettivo preciso di ottenere la conquista di territori e creare un impero durevole e vasto. Dal 3 settembre Resident Evil 7 per Xbox One e PC.
Resident Evil 7 è stato da molti ritenuto non un vero Resident Evil per via della virata della serie sia in termini di trama distante dai canovacci della saga storica sia per via dell'impostazione del gioco stesso, in prima persona e persino in VR. La verità è che abbiamo trovato Resident Evil 7 un capitolo della serie che, seppur nuovo ma non innovativo per il genere, riesce a mantenere intatto lo spirito della saga di Capcom pur rielaborandone contenuti e approccio in un modo che capiamo possa risultare anche indigesto per i fan storici, ma senza dubbio con un prodotto di alta qualità, indipendentemente dalla coerenza con la serie o meno. Trovate la nostra recensione su questo canale, ma adesso passiamo a Google Stadia, signori, che interessa a tantissimi di voi, sono sicura. Ti preoccupare, perché già chi se ne doveva andare, se n'è andato dopo che abbiamo finito di parlare di PlayStation. Vabbè. Se l'hanno visto la schermata verde, no? Il lower third verde di Xbox, e già vabbè, me ne vado, basta. Vabbè, magari fino a qua ci sono arrivati un po', però ora adesso... Fateci sapere chi è che arriva fino a qua, perché effettivamente noi vediamo che in realtà questi video sono ben visti fino a quasi la fine. Però notiamo che c'è, perché noi abbiamo la dashboard di YouTube, sì, no? Dove vediamo effettivamente la maggiore affluenza del pubblico. E quando si parla di PlayStation pubblico è così, poi già è su Xbox è così, Google Stadia se ne vanno proprio e poi tornano per Epic Games Store. Ma rimanete con noi appunto, perché poi c'è Epic Games Store, insomma tratteremo i giochi per PC, quindi adesso parliamo di Stadia. Innanzitutto Gunsport viene definito pallavolo ma con le pistole. Bisogna in pratica mantenere in gioco il pallone in una partita atipica di pallavolo, sparando in direzione della palla cercando di fare punto. Ma i colpi sono limitati, per cui bisogna ponderare bene quando sparare e quando astenersi. Il tutto condito da una grafica retro e un'atmosfera cyberpunk. Non servono presentazioni per Hitman, lo stealth game per eccellenza, che però può essere affrontato con un approccio personale nelle varie circostanze. Un gioco che fa del basso profilo, dei travestimenti e delle uccisioni soprattutto silenziose il suo punto di forza, e che fa parte di una serie che esiste ormai dal lontanissimo 2000. Hello Neighbor è definito come gioco horror stealth in cui ci si deve intrufolare nella casa del misterioso e inquietante vicino per scoprirne i terribili segreti che si nascondono nel suo seminterrato. Molto trial and error in prima persona, abbastanza raffazzonato in alcuni frangenti, poco smussato e talvolta frustrante, il gioco è comunque salito agli onori della cronaca soprattutto perché è diventato un cult su YouTube e Twitch, nonostante appunto sia tutto fuorché perfetto. Metro Last Light Redux. Si tratta della versione che contiene entrambi i Metro 2033 e Last Light, appunto, in versione aggiornata, uscita qualche mese dopo il lancio delle console dell'attuale generazione, ovvero PS4 e Xbox One. Arriva quindi anche su Stadia l'FPS ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, con elementi survival e horror, che ci vede muoverci all'interno dei claustrofobici cunicoli sotterranei di una metropolitana, in seguito alla quasi totale estinzione della razza umana, tra creature modificate e una trama avvincente. Esordio in esclusiva su Stadia per la versione online di Super Bomberman R, capitolo della serie Bomberman uscito originariamente al lancio di Nintendo Switch e che adesso propone la sua variante online con un'esperienza Battle Royale fino a 64 giocatori. È uno dei primi titoli a sfruttare la modalità crowdplay del servizio in streaming di Google, ovvero la possibilità per il pubblico di giocare insieme ai propri streamer preferiti entrando in partita. Amber è in accesso anticipato, quindi non ancora un gioco completo al 100%. In prima persona, il gioco ci mette nei panni di un pompiere che deve spegnere incendi, in un mondo ipercapitalista i cui classici pompieri sono ormai un ricordo del passato. Devo dire che si è dato da fare Google Stadia questo mese, non sì, i soliti due giochini così, ma qualche giochino in più, ecco. Però devo dire che Hitman è stato proposto anche dall'Epic Games Store. Gratuitamente. E questo è il punto, vedi cos'è Google, non è che non ti si voglia bene. Anche perché ci mantieni, tutto sommato, cara Google, perché YouTube è di Google. Sì. Quindi Google è eccezionale. Sì. Mai un'azienda seria, straordinaria e veramente concreta come Google ha fatto un servizio così bello come Google Stadia. Poi funzionante e di successo. Sì, vaffanculo a PlayStation, vaffanculo a Xbox, vaffanculo a Nintendo, vaffanculo a Epic Games, vaffanculo soprattutto al discorso Apple, vaffanculo pure a Apple, vaffanculo pure a Google. Come già detto nelle ultime news della settimana, attualmente sono disponibili su Epic Games Store gratuitamente senza alcun abbonamento richiesto Enter the Gungeon e God's Trigger, però questi potrebbero non essere già più disponibili adesso che stiamo facendo questo video, perché effettivamente la disponibilità decade dal 27 agosto.
Quindi, ecco, potrebbero essere già scaduti. Sicuramente saranno già scaduti, ma vediamo cosa c'è adesso, tra cui appunto Hitman. Disponibile fino al 3 settembre è il capitolo che racchiude tutti gli episodi usciti dal 2016 della prima stagione e che ci mette nei panni dell'agente 47 nello stealth game per antonomasia, in cui è possibile sbloccare nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi e in cui il basso profilo è necessario ma non obbligatorio per portare a termine le missioni. E Shadowrun Collection include tutti i capitoli della serie Shadowrun, ovvero Returns, Dragonfall in versione Director's Cut e Hong Kong Extended Edition. GDR tattico a turni single player, Shadowrun si basa sul classico del videogioco uscito ormai oltre 25 anni fa e che propone un mix tra cyberpunk e fantasy nel contesto della distesa urbana della Metroplex di Seattle. Oh. Ma c'è anche Twitch Prime che propone ogni mese giochi gratuiti, 5-6 giochi gratuiti cambiano spesso, sì. E anche ricompense relative a diversi giochi. Basta semplicemente abbonarsi ad Amazon Prime per avere tutte, insomma, le novità di Amazon Prime, ma anche Amazon Prime Videos che è incluso nell'abbonamento. Sì. Non solo, potete farlo tramite il nostro canale Twitch abbonandovi, senza aggiungere una lira supporterete il nostro canale. Noi vi aspettiamo, parlando di Twitch, praticamente ogni sera, quindi sì. Seguite il palinsesto, comunque seguite il link che mettiamo in evidenza nei commenti, perché ogni sera facciamo delle live su Twitch. Esatto, e su Twitch appunto potete trovare il palinsesto completo nella scheda informazioni, nella home. Adesso hanno cambiato un po' di cose, però comunque insomma. Però viva YouTube, viva Google. Google Stadia eccezionale, eccezione incredibile. Ragazzi, potremmo chiamare questa rubrica anche soltanto Google Stadia e gli altri, però come dire, per questione di correttezza cerchiamo di essere imparziali, ma Google Stadia sempre sia lodata. Comunque ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.